di surplus che sdervano, tutti aboliamole. Passiamo subito allo sprint. Adesso non aprirò più bocca. Dov'è Colette? Mi lasci in pace! Di una cosa non ti rendi conto. Colette è la figlia del nostro capo. E allora capisci? Sì, lo so. E mi dispiace di averle telefonato. Forse ho fornito ai rapitori l'occasione che aspettavano. Ma poi è assurdo, risbucherà fuori. Sì? Sono Lady Odwin. Lady Odwin. Menardier. Pronto, commissario. Sono diventati matti. Cercano di spaventarla. Ma è una cosa orribile. Che cosa è successo? Parli! Non posso, ma le ho telefonato per dirle che io ero contraria in modo assoluto. È troppo crudele. Che vogliono fare? L'abisso, commissario. Sorvegli l'abisso. Primo piano, ristorante, souvenir, visita alla terrazza. Presentare il biglietto verde al controllo, per favore. Secondo piano, ristorante, bar, souvenir, articoli fotografici. Scendere per favore. Si cambia ascensore per l'ultima terrazza. Presentare i biglietti al controllo per favore. Ultimo avvertimento. Belfagor. Guarda. Piccola mia. Piccola mia. Papà. Sto meglio adesso.
Milady non c'è. È quello che vedremo. La prego, la signora è malata. Basta con le commedie adesso. Chi è lei? Chi le ha permesso di entrare? Lasci, dottore. E lei chi è? Professor Bellet della facoltà di medicina. Le visite sono proibite. Lasci, la prego. Bisogna che parli con questo signore. Come vuole, ma io declino ogni responsabilità. Certo, dottore, grazie. Ne ho sofferto tanto da ammalarmi. Devo dirle solo una cosa. Vogliono togliermi questo caso. Allora siamo salvi. No, non siete affatto salvi. Io pensavo soprattutto a lei, a sua figlia. Mi ascolti bene, che me ne occupi o no, poco importa. Quello che hanno osato fare oggi è talmente ignobile che comunque vada, Belfagor mi ritroverà lo stesso sul suo cammino, un giorno o l'altro. Glielo dica da parte mia. Non posso darle torto. Quanto a lei, milady, può anche risparmiarsi le sue smancerie. Spero di riuscire presto a trovare una prova che mi consenta di sbatterla dentro e di trattarla come la delinquente che è. Addio. Menardier! Pulizie in grande. Lo vedi, no? Qui? Per forza, la sala accanto è in restauro. Era da molto, eh? Da molto cosa? Che non la lavavi. Posso aiutarti? No. Fai l'indifferente, ma è la tua preferita, eh? Non è quella che preferisci? No. Allora qual è quella che ti piace di più? Ma direi forse la Venere di Milo. Anche a me. Mi dispiace solo che le manchino le braccia. Già, eppure è tanto bella che mi fa quasi l'effetto che siano piuttosto le altre ad avere qualche cosa di troppo. Allora d'accordo, ti do una mano anch'io. No. Su, accontentami, poi oggi io ti aiuto a spolverare gli assili. Bruno, vuoi stare fermo, sì o no? Ma perché? Il perché lo sai benissimo, è proibito. Aiutarci a vicenda? Ma sì, certo, è proibito. Proibito? Sai qual è la verità? Sei geloso. Davvero? Sì. Il geloso qui sei tu. Allora, ce qu'il faut pas entendre. Évidemment. Elle est à toi, personne peut y toucher. C'est tout juste si tu permets qu'on la regarde. Parole, tu dois être malade les jours de visite. Ta femme, en comparaison, tu t'en fous. Ma femme? Et bien sûr, j'aurais l'idée de la baigner ta femme. Sûr que tu verrais pas d'inconvénient, hein? Mais la Vénus de Milo, pensez donc. C'est pas qui est le plus jaloux. Oh, à que serve discutere con te? Resta dove sei! Ci lecca! Che succede qui? Siete diventati matti? Volevo solo aiutare Lutanò. Ci deve scusare, signor direttore, ma viviamo con lei da più di 20 anni. Le sembrerà idiota, ma per noi è quasi una di famiglia. E... non è un motivo per fare queste chiassate. Avanti, raccogli quest'acqua. Ne è caduta anche dentro al sarcofago. Dunque, procedono bene queste pulizie? Sì, certo, signor direttore. Lo vede? Allora... ti decidi, Cotre? Sì, certo, raccolgo subito l'acqua. È questo qui. Ora vedrai. Ho già fatto una prova. Chissà, forse è una pietra porosa. Neanche per sogno. Ascolta. Ah, è vero. Su.
Su, coraggio, proviamo. Ci vuole una leva. È una parola infilarla lì sotto. Sì. Aspetta. Andrea. Scendiamo. Sì, scendiamo. È il vecchio Louvre, quello di Filippo Augusto. Di un po'. Vedi qualche via d'uscita? No. E se fossimo caduti in una trappola? Che trappola? Beh, se la botola si richiudesse, chi verrebbe mai a cercarci qui sotto? Tu dici? Sì. Che fai? Vieni a vedere. È buona come trovata. Scendiamo. Ma vuoi scherzare? Io ci vado. Bigard! Ma è matto quello lì. Ah, sei venuto? Non potevo mica lasciarti solo. Dì un po', piove qui dentro. Siamo sotto il livello della Senna. Su, forza, andiamo. Ma che diavolo cerchi? Si può sapere? Non ti arrabbiare. Voglio vedere come fanno a uscire dal Louvre. Hai detto niente. Thank you.
Come sta il nostro protetto? Direi bene. È più felice di noi. Dorme. Sei pronto? Sì. Dammi il braccio. Si è abbassata ancora. Ti meraviglia? Ti avverto, Williams. Il cuore potrebbe cedere. Finora ha resistito. Sì, ma diventi sempre più imprudente. Dobbiamo concludere. Sta attento e controllami, non ti chiedo altro. A un tratto mi è venuto freddo. Non è nulla, un po' d'emozione. Io sono pronto. Tra poco, Belfagor, il tuo spirito si sveglierà di nuovo. Alla mia volontà che ti trasmetto si aggiungerà il filtro. L'estratto di erbe, tramandato da secoli al Gran Maestro dei Rosa Croce, ti renderà sensibile alle radiazioni segrete dei metalli. Ti rivelerà quello che noi vogliamo sapere. Apri gli occhi. Guardami. Anche questa volta, Belfagor, non fallirà. Ricorda, Belfagor, devi evitare la violenza. La canfora. Il bambino, presto. Va adesso, Belfagor. Portaci il segreto.
Non c'è nessuno. Sì, c'è. Lo sento. Andrea. Ma che altro vuoi sapere? L'hai trovato quel metallo di... Di Paracelso, un alchimista del 1400. Avanti, fammi scendere. Ma... Ormai non posso fermarmi. Voglio sapere che significa tutto questo. Va bene, andiamo. No. Tu resta qui. Come? Se dovesse succedermi qualche cosa, chi dà l'allarme? Perché devi andare tu? Perché mi diverto. Anch'io comincio a divertirmi. Lo so, ma a casa hai tua moglie che ti aspetta. Avanti, dammi retta, fammi scendere. Come faccio a sapere se ti è successo qualcosa? Vai tutte le mattine alle 9 al solito caffè. Quello del Louvre? Sì. Ma aspetta 3 giorni. Eh sì, 3 giorni mi ci vorranno. Su, fammi scendere. Sii prudente, eh? Sì, stai tranquillo. Lotteria nazionale, vuole un biglietto della lotteria? No, grazie. Estrazione stasera, vuole un biglietto della lotteria? Thank you.
svenuto. Ah, sei già qui? Sì, da un pezzo. Notizie di Cotré? Si sta riprendendo. Quando si potrà interrogarlo? Ci avvertirà il dottore. Bene, pensa tu alla macchina. E Cotré? Si sta riprendendo. Io sono pronto. Avanti, allora. Capo. Grazie. Andrea Bellegarde. Cotré? È uscita di casa. Come sarebbe uscito? Ha ricevuto una telefonata ed è scappato come un fulmine. E l'avete fatto andare via? Era con sua moglie. È certo uno scherzo, se no ti avrebbe telefonato lui stesso. Non posso crederci. Non posso crederci. Quanto le devo per piacere? E allora? Allora che? Come che? Sei venuto all'appuntamento con 2 giorni di ritardo? Sì. Quando sei uscito di là? Il giorno dopo, ci ho passato la notte. Ma diti, manco un venerdì. Io sono morto di pena, non sapendo cosa ti era successo. Ora so tutto. Racconta. Non posso dir niente. Non devo dir niente. Mi spieghi che significa? Proprio niente. Bellegarde non ha aperto bocca. È una tomba. Ma allora perché quest'articolo? Bisogna pur trovare una via d'uscita. Le soluzioni sono 2. O Bellegarde tace e Belfagor può dormire tranquillo. Oppure parla. Noi abbiamo dato credito a questa voce. Ora Belfagor sarà costretto ad agire. Cercherà di mettersi in contatto con Andrea. Per scoprire che cosa sa. Esatto. Il nostro piano qual è? Vigiliamo. Ci piazziamo davanti alla casa di Bellegarde e aspettiamo. Cambio. Era ora. È successo niente? Tutto tranquillo. Dov'è il commissario? Al numero 29, terzo piano.
Tieni. Grazie. Arriva un'auto. Sta rallentando. Nasconditi. Torna indietro. Ora si ferma. Vedete nessuno? No. Era troppo bello. Sì, niente da fare. Per ora almeno. Non ti resta che tornare stasera? Sì, ma non facciamo lo sbaglio di ieri. Niente panini, eh? Tutto quel pane mi si ferma sullo stomaco e mi mette sonno. Ritornano. Tocca a me ora. Attenti, ci siamo. Sparito? Come sparito? Lo hai fatto scappare tu? Naturalmente. Ma da dove? Dal retro. I tuoi uomini non hanno fatto caso a una povera vedova tutta in gramaglie, anche se aveva un personale poco femminile. Ma perché diavolo l'hai fatto? E tu? Cosa io? Ti sembra forse onesto usare Andrea come esca? Io faccio il mio mestiere. Il tuo mestiere? Sì, signore, il mio mestiere. Quello che mi hai combinato è inqualificabile. A questo punto dovrei dare le dimissioni. Ma è mai possibile che non te ne renda conto? Ti preoccupi solo del tuo mestiere. E non dovrei farlo. Che hai una figlia, lo dimentichi? Che c'entra? Oh, era ben studiato il tuo stratagemma. Oh, ne puoi essere fiero. Aveva soprattutto il vantaggio di attirare l'attenzione di Belfagor su Andrea. Tua figlia non correva più pericoli. Andrea invece rischiava la pelle. Ma... Primo piano, ristorante, souvenir, visita alla terrazza. Presentare il biglietto verde al controllo, per favore. Di surplus che sdervano, tutti aboliamole. Passiamo subito allo sprint. Adesso non aprirò più bocca. Dov'è Colette? Mi lasci in pace! Di una cosa non ti rendi conto. Colette è la figlia del nostro capo. E allora capisci? Sì, lo so. E mi dispiace di averle telefonato. Forse ho fornito ai rapitori l'occasione che aspettavano. Ma poi è assurdo, risbucherà fuori. Sì? Sono Lady Odwin. Lady Odwin. Menardier. Pronto, commissario. Sono diventati matti. Cercano di spaventarla.
Che cosa è successo? Parli! Non posso, ma le ho telefonato per dirle che io ero contraria in modo assoluto. È troppo crudele. Che vogliono fare? L'abisso, commissario. Sorvegli l'abisso. Ultimo avvertimento, Belfagor. Guarda. Piccola mia, piccola mia. Papà. Sto meglio adesso. Secondo piano, ristorante, bar, souvenir, articoli fotografici. Scendere per favore. Si cambia ascensore per l'ultima terrazza. Presentare i biglietti al controllo per favore.